Lo scorso video abbiamo parlato di come l'automazione sta arrivando e nessun lavoro a lungo termine è al sicuro. In questo video parleremo di come possiamo risolvere il problema. Prima di cominciare vi ricordo il link al mio Instant Gaming, sponsor di questo video, dove trovate chiavi di gioco a prezzo scontato e nel farlo mi supportate. Link in descrizione. Diciamo subito che la soluzione non è bandire le AI. Illuditi nella storia perdono sempre e non puoi bandire una cosa così universale e così anche conveniente, come vedremo, e che è anche così facile da diffondere su internet. È più facile bandire l'ossigeno. Inoltre, per via del calo delle nascite, abbiamo un po' di tempo in più per prepararci, perché ci saranno più posti disponibili residui rispetto ad una popolazione che si riproduce molto di più. Allora, chiariamo subito una cosa. L'automazione arriverà gradualmente, non tutta insieme. Alcuni lavori saranno automatizzati molto prima di altri. E di conseguenza quello che dobbiamo fare è anzitutto un programma di reintegrazione lavorativa, ovvero sia tu. Sì, proprio tu, operaio che hai appena perso il lavoro perché sei stato sostituito da una macchina. Lo Stato ti paga finché non ritrovi un lavoro, con i giusti paletti per evitare il parassitismo, una sorta di reddito di cittadinanza potenziato. E nel frattempo lo Stato ti fornisce dei corsi gratuiti per imparare un nuovo mestiere di quelli che si aprono ancora con l'automazione. A tal proposito, dunque, non abbandonate l'istruzione superiore. Perché sono i mestieri dall'istruzione inferiore quelli che saranno automatizzati per primi, come avevo già a suo tempo previsto nel mio video sul liceo classico. Tuttavia, come abbiamo spiegato nello scorso video, questa è una soluzione tampone, perché purtroppo non verranno creati tanti lavori quanti ne vengono tolti. Di conseguenza, il secondo punto è diminuire il lavoro obbligatorio. Mi spiego peggio. Il vantaggio dell'automazione, lo diceva Marx e lo confermò Keynes, è che permette a parità di ore di lavoro di produrre di più. Prima 10 uomini producevano 10 brioche, ora un uomo produce 800 brioche in metà del tempo. Questo significa che con l'automazione noi produrremo esponenzialmente più benessere e che, di conseguenza, possiamo permetterci di lavorare di meno e produrre di più. Lo stesso Keynes aveva previsto che noi in futuro lavoreremo solo 15 ore a settimana massimo e ci godremo i frutti della produttività con stipendi più alti. Ora, dice il liberista, noi non possiamo lavorare di meno, perché se lavoriamo di meno le aziende falliranno e la produttività calerà. Dice l'economista, niente affatto, è proprio il contrario, perché le cose sono un po' più complicate. I liberisti, infatti, hanno una visione ideale del lavoro, in cui tu ti svegli la mattina tutto contento, felice, alle 6 del mattino, fresco e pimpante, te ne vai in fabbrica a spezzarti la schiena per 14 ore con il sorriso sulla faccia, e quando il tuo datore di lavoro ti chiede di fare altre 2 ore di straordinario ovviamente non pagato, tu sorridi e le fai comunque perché sennò sei un pigro, sennò non sei un self-made man. In realtà gli studi dimostrano che la produttività cala nel tempo e che più obblighiamo qualcuno a lavorare, peggio lavorerà. Gli studi hanno dimostrato che lavorare di meno aumenta la produttività, aumenta la felicità del lavoratore, diminuisce le malattie e diminuisce gli incidenti sul lavoro e le annesse perdite economiche. Non solo. Stando all'Università del Massachusetts, la maggiore parte delle aziende che hanno provato i 4 giorni settimanali hanno detto di voler continuare così, perché la loro produttività è stata ottima. Regà, ci arrivava pure Ford, che se tratti bene i tuoi impiegati, poi produci di più. I liberali di oggi sono così conservatori da battere in conservatorismo un antisemita vissuto a inizio Novecento. Quindi il secondo step è quello di diminuire le ore lavorative, mantenendo gli stessi stipendi. Come ho detto, la produttività, essendo aumentata, lo permette. Non perderemmo in benessere. Ma Morte Bianca, quello che stai dicendo richiederebbe di tassare i padroni! Assolutamente sì. E se sei contrario, francamente non ha senso dialogare con te. Come non ha senso dialogare con uno che pensa che il cielo è viola. La maggioranza dell'umanità è d'accordo. È una minoranza rumorosa che possiamo ignorare. Questa si chiama robot tax, una forma di redistribuzione del reddito che permetterà alla gente di non avere paura delle AI e anzi di essere felici, perché le AI, invece di rubare lo stipendio agli umani, pagheranno lo stipendio per gli umani. Questa cosa risolve anche il problema del copyright per quanto concerne gli artisti.
un sistema opt-in in cui le AI potranno trainarsi usando solo immagini o in dominio pubblico oppure di artisti che le hanno autorizzate a farlo. E quando l'AI farà dei soldi con la sua arte, il denaro guadagnato viene distribuito in un fondo tra i vari artisti, stile Spotify, ma senza le percentuali da fame di Spotify, per carità. In questo modo gli artisti, invece di odiare le AI, adoreranno le AI, perché permetteranno una fonte di reddito continuativa, e chi produce più arte sarà pagato di più in meritocrazia, e chi produce arte migliore, secondo i parametri dell'AI, sarà pagato di più. Ma non solo, questo permetterà anche all'artista emergente, che non guadagnerebbe mai un cazzo da solo, di guadagnare comunque un minimo, perché tutti hanno contribuito. E anzi, è inammissibile che i siti internet, che si fanno i milioni con i vostri dati, hanno pure la faccia di bronzo di chiedervi anche le pubblicità, e poi di propinarvi pure abbonamenti mensili. Non solo te lo mettono in quel posto, pretendono pure di essere pagati. No, dico io invece. Zero pubblicità, zero abbonamenti mensili e i siti dovrebbero restituire almeno parte del lucro ottenuto dai dati. Questo per iniziare, questa è la proposta moderata, ovviamente. E anzi, con questa cooperazione tra lavoratori e AI, le AI sistemerebbero i loro due più grossi problemi. Quello dei bias, sapete che hanno scambiato per tubercolosi un raffreddore, perché erano abituati ad analizzare i dati sanitari occidentali, e il plateau, dato dai dati poco rappresentati. Morte bianca, questa cosa non si può fare. Le aziende fallirebbero se davvero obbligassimo a ripagare gli stipendi degli artisti da cui prendono le cose. A chi risponde così, io cito l'esempio della musica. Mentre gli artisti su internet sono tutti per i fatti loro, e quindi quando le aziende che fanno iArt li hanno plagiati e loro hanno protestato e le aziende hanno risposto attaccatevi al cazzo, i musicisti, invece, erano tutti sotto etichette. E le etichette, appena hanno anche solo annusato che le AI venivano trainate con musica dei loro artisti, hanno immediatamente Sony, Universal, Warner querelato. Da allora che è successo, i dirigenti delle aziende AI musicali tutti a dire no, noi non useremo materiale senza permesso. Ad esempio, Handel si è messa d'accordo con la Warner. Quindi, cari difensori delle AI, perché le AI musicali possono chiedere permesso e quelle artistiche no? Siate sinceri, entrambe possono farlo e prosperare, ma una delle due non ne ha motivo perché non teme niente. Proseguiamo. Oltre a far lavorare di meno a parità di stipendio, dobbiamo favorire il ricambio lavorativo. Quando ci sono meno posti di lavoro disponibile, è ovvio che bisogna fare a rotazione. Per questo, il terzo punto richiede l'abbassamento dell'età pensionabile e l'aumento delle pensioni stesse. Io rimango seriamente allibito quando vedo gente che di economia non sa nulla, ovviamente, che dice «Dobbiamo aumentare il lavoro tra i giovani» e subito dopo, nella stessa frase, dicono «Dobbiamo alzare l'età pensionabile». Grandissimo! Calmo, genio della fisica che non sei altro. Ma ti rendi conto di che stronzata stai dicendo? Ti rendi conto che le due cose cozzano? Quindi, abbassiamo l'età pensionabile, altro che alzarla, diminuiamo le ore lavorative a parità di stipendio e aumentiamo il numero di vacanze garantite, in modo che si creino alternanze tra i lavoratori. Maggiore sarà l'automazione, maggiore sarà la ricchezza, e questa ricchezza sarà redistribuita in modo da permettere ancor meno lavoro e ancor più stipendio. In questo circolo virtuoso lavoreremo sempre di meno per guadagnare sempre di più. Quindi, ricapitoliamo le soluzioni da applicare finora. Meno ore di lavoro settimanali, pensioni in anticipo, robot tax e potenziare un sistema simile al reddito di cittadinanza unito ad un retraining verso lavori non ancora automatizzati. Ora, in tutto questo, sorge spontanea sempre la stessa obiezione, l'ho sentita un sacco di volte. Ma morte bianca, non ci annoieremo con tutto questo tempo libero? Il lavoro non nobilita forse l'uomo? Non diventeremo forse pigri e deboli? Questa obiezione è stata fatta ogni singola volta nella storia del genere umano. Ogni volta che le nostre condizioni sono migliorate, ma in che senso avremo cibo infinito coltivando? Non diventeremo pigri se smettiamo di essere nomadi?
Ma in che senso rotazione triennale? Ma non diventeremo pigri senza carestie regolari? Ma in che senso industrializzazione? E non diventeremo pigri con tutto questo cibo extra? Ma in che senso lavorare da casa? E non diventeremo pigri con tutti questi computer? Ma in che senso soltanto 10 ore di lavoro al giorno in miniera? Ma in che senso soltanto 8 ore di lavoro al giorno da impiegato? Ogni generazione pensa di essere più fortunata delle precedenti, che si spezzavano la schiena, mentre più stoica delle successive. Ma in realtà tutte loro si sono adattate al contesto in cui vivevano. Alla domanda cosa faremo con 3 ore di tempo libero in più ogni giorno, rispondiamo allo stesso modo in cui risposero i nostri nonni quando gli venne fatta la stessa domanda. E anzi, dovete uscire da quella stramaledetta mentalità calvinista secondo cui il lavoro rende liberi. Non è vero! Il lavoro è un mezzo necessario per sopravvivere, è un male minore. Se possiamo sopravvivere senza, meglio. Il sabbat è stato fatto per l'uomo. E le scuole la devono smettere di preparare lavoratori. Perché poi senza lavoro questi diventeranno come Fantozzi va in pensione. Gusci vuoti, impreparati a riempire le proprie giornate. Con quelle ore extra di tempo si aprono infinite possibilità. Quante volte qualcuno ha dormito poco perché, devo lavorare. Ora il sonno sarà più facile e sano. Quante volte uno ha detto, non posso venire ragazzi, che devo lavorare, rinunciando a tante occasioni di felicità. Ora potranno farlo. Quante coppie hanno dovuto scegliere tra figli e lavoro? Con l'automazione non dovranno più scegliere. Quante volte avresti voluto andare a fare uno sport, un hobby, ma non hai potuto per via del lavoro? Ragazzi, smettetela di dare ascolto a chi ha rovinato lo stoicismo, trasformandolo in «la sofferenza e lo sfruttamento sono belli». Gli stoici non hanno mai detto questo. Questo è stoicismo del XXI secolo, lo stoicismo dei Sigma Male Grindset di internet. I vostri nonni hanno lottato con le unghie e con i denti perché voi aveste una vita migliore della loro, non per farvi soffrire come loro. Quindi sarebbe disonorevole non raccogliere la loro eredità e non lottare a nostra volta noi per dare ai nostri figli un mondo migliore e a loro volta ai nipoti e così via e così discorrendo. Dice il liberista, l'operaio ama farsi spaccare la schiena 14 ore in fabbrica, altrimenti non l'avrebbe fatto, sono molto intelligente. Dice l'economista, se l'operaio amasse fare quello che fa non andrebbe mai in vacanza. Eppure ci va. La gente non ama il lavoro, la gente ama non morire di fame. Per questo io non sono anti-work, io sono post-work. Quando arriverà la piena automazione, non è che sarà illegale dipingere o comporre musica o coltivare fiori, semplicemente non dipenderai più da quello per campare, lo farai per piacere, sarà un hobby, ossia un lavoro fatto per godimento, non per obbligo, il che è molto meglio. Quanti scrittori si piegano alla moda perché quello vende di più, quanti film sono stati rovinati perché il capitalista voleva più profitti, quanti artisti hanno disegnato robe not safe for work perché faceva più click. Ma in un mondo automatizzato, dove c'è abbondanza di ogni risorsa, non hai alcuna pressione. Fai quello che vuoi liberamente perché lo vuoi tu, negli orari che vuoi tu, e se quel giorno non ti va, va bene, non creperai di fame, non devi stare in ansia. Ultima delle soluzioni, UBI, a cui dedicherò un video intero per spiegare i dettagli. Man mano che i beni diventeranno sempre meno costosi e man mano che sempre più lavoro umano sarà automatizzato, daremo tutti quanti uno UBI come metodo di redistribuzione sempre più pesante del denaro dalle elites verso la popolazione, fino a quando lo UBI gradualmente non diventerà sempre di meno denaro e sempre di più una specie di voucher dovuto al lavoro nell'eventualità in cui il capitalismo cessi di esistere. La gente che dice «Morte bianca, questo è ottimismo, questa è utopia!» No, ragazzi, utopia è immaginare che il capitalismo che sta rovinando questo pianeta sarà in grado di affrontare la crisi dell'automazione in modo sereno. Quella è utopia. Immaginare che il miliardario vi vuole bene, quella è utopia. Immaginatevi la piena automazione sotto il capitalismo. Un gruppo di poche famiglie che possiede tutti i mezzi di produzione del pianeta, che lavorano da soli, senza bisogno di noi poveracci. Ora capite perché così tanti miliardari stanno iniziando a parlare di sovrappopolazione e che bisogna diminuire il numero dei poveracci? Volevo dire degli ignoranti, sì, volevo dire ignoranti. Sanno bene che il conflitto di classe si avvicina e sanno bene che la piena automazione creerebbe enormi masse di disoccupati che non si possono più sfamare. Ora sapete anche perché tutti questi miliardari si stanno costruendo dei bunker super sicuri pieni di cibo e macchine
in isole sperdute. Noi ci godiamo il cambiamento climatico e loro stanno belli manzi al sicuro Don't Look Up style. Nella piena automazione voi non servite più ai capitalisti. Lo sciopero è inutile e loro non devono più darvi alcuno stipendio. Si tengono tutti i frutti del non lavoro perché loro non lavorano. Ai miliardari non servirete più, se non come bocche da sfamare. Saremmo tutti quanti disoccupati se loro vincono. Ma loro disoccupati dentro dei bunker extra lusso, noi disoccupati mentre impiegano politiche per farci diminuire di numero. Un mondo non solo distopico, ma anche ingiusto. Perché un miliardario che vive nell'extra lusso in mezzo alle macchine perché? Perché il suo bis nonno ha comprato le AI e da allora tutti i suoi discendenti si tramandano queste macchine senza alcun merito, perché fanno tutto da sole, e noi poveracci che abbiamo tanto merito quanto lui invece viviamo nella fame, questo è ingiusto. No, dico io. I mezzi di produzione appartengono a tutti, perché ricordate che senza internet, che è un progetto pubblico, ricordiamolo, non è privato, e senza i dati degli utenti, le AI manco si svegliavano, le AI manco sapevano allacciarsi le scarpe. Quindi non solo i mezzi di produzione non possono essere privatizzati, è immorale che lo siano nella piena automazione, perché nessuno nasce nel vuoto, tutti dipendono da tutti. Ragazzi, lo sapete tutti che incubo sarebbe la piena automazione sotto il capitalismo. Un mondo che fa sembrare Cyberpunk 2077 la pimpa. Inquinamento a bestia. Cambiamento climatico devastante. Privacy zero. Poche corporation che stile Samsung controllano interi paesi. Verrete pagati pochissimo finché c'è ancora lavoro. Inflazione alle stelle. Corruzione dilagante dei politici. E in tutto questo il vostro scarsissimo, ricordiamolo, stipendio verrà subito riestratto per pagare l'abbonamento mensile al vostro spazzolino. E dovrete guardarvi 2 ore di pubblicità al giorno minimo obbligatorie. Perché se distogliete lo sguardo, stile Black Mirror, verrete puniti. Non avrete nulla e sarete felici. È ironico. Il capitalismo nella sua fase finale produce ciò che afferma che il tanto vituperato comunismo avrebbe prodotto. Vi ricordo il mio video su Mr. Robot, sul tema tecnologia nelle mani di pochi. Dobbiamo invece passare ad un sistema dove i lavoratori sono gradualmente automatizzati, dando priorità ai lavori più umilianti, più pericolosi e più faticosi. Pensate ai droni che stanno automatizzando le forze dell'ordine e redistribuendo i frutti della produttività aumentata in modo da liberare l'uomo dalla wage slavery. Un concetto simile è chiamato telecomunismo o comunismo peer-to-peer. Quando la gente si chiede come si fa la transizione tra la fase socialista alla fase comunista, la risposta si chiama telecomunismo. Nel socialismo lo Stato esiste ancora, nelle mani dei lavoratori. La moneta esiste ancora, ma in un sistema più simile a dei voucher, un giorno approfondirò questa cosa qui, e il lavoro esiste ancora perché l'automazione non è ancora completa. Nel socialismo vale il principio chi non lavora non mangia. Di conseguenza, per avere l'enorme welfare dello Stato, bisogna o lavorare o avere una scusa sanzionata, tipo essere bambini, essere malati, essere anziati, essere in vacanza o in una disoccupazione temporanea. Nel comunismo invece non esiste alcuno Stato, perché non ce n'è più bisogno, non esiste alcuna moneta, perché non serve più, e il lavoro non è più obbligatorio perché essendoci la piena automazione si è in massima produttività e le macchine fanno tutto il lavoro. Il telecomunismo è il modo con cui gradualmente si passa dal primo al secondo. Esempi di tentativi bloccati sul nascere di telecomunismo sono stati l'OGAS sovietico e il CyberSyn cileno, venuti prima dell'ARPANET americano, ricordiamolo. Il CyberSyn era un sistema basato sull'idea di Trotsky. Infatti Trotsky criticava l'antimarxista Stalin, notando quanto fosse contraddittorio rispetto ad Hegel, a Marx, ad Engels e soprattutto al suo principale nemico, Lenin. Stalin e Lenin si odiavano tantissimo, come ricorderete. E come sotto Stalin la burocrazia avesse preso il totale potere dei mezzi di produzione e della politica, alienando i lavoratori. Da qui il termine che alcuni usano, capitalismo di Stato, per riferirsi all'Unione Sovietica. È un termine che però non è proprio correttissimo, meglio il termine burocrazia statalista, questo è un termine migliore. Di conseguenza Trotsky, in concordia con quanto aveva scritto il suo amico Lenin e prima ancora Marx, dimostra nei suoi scritti che la rivoluzione deve essere permanente, cioè deve diffondersi in ogni stato il più rapidamente possibile. Non si deve incancrenire nel nazionalismo, cosa che Stalin scelse e, come sapete, causò la sconfitta dell'Unione Sovietica. Ma la rivoluzione permanente non è solo esterna,
è anche interna. Un popolo deve essere perennemente democratico dal basso, perennemente pronto a rimuovere politici con sistemi di sfiducia e di mandato imperativo, e che controlla dal basso i mezzi di produzione. Ispirati da questo modello trotskista e unendolo alla nascente informatica, degli ingegneri sudamericani, se non sbaglio, crearono il CyberSyn. In pratica, in ogni singola fabbrica del paese ci sarebbe stato un computer con il quale comunicare input, materie richieste, e output, produttività, e segnalare eventuali problemi. Tutti questi computer erano connessi nella CyberNet, una rete collegata ad un computer centrale. E a questo punto, non solo dal computer centrale, il presidente può sapere in tempo reale i bisogni delle varie aziende e coordinarli in modo pianificato. Cosa impossibile ovviamente nel capitalismo, dove le aziende si regolano per i cazzi loro. Ma questi dati vengono passati nel CECO, ossia un algoritmo che in base ai dati che arrivano elabora modelli predittivi e poi tenta di esaminare l'economia in tempo reale aggiustando le sue predizioni finché non ci azzecca. Questo modello predittivo viene perennemente aggiornato dai dati delle aziende, da qui il termine comunismo peer-to-peer, anticipa i bisogni delle varie aziende. Tutto questo, ricordiamolo, decenni prima di internet. All'epoca sembrava follia, oggi sappiamo che erano dei visionari. E con Logas sovietico si sarebbe anche favorito il pagamento elettronico. Quindi immaginatevi in Italia, no signor, non funziona il POS. Questo sistema avrebbe gradualmente reso lo Stato obsoleto, perché con l'aumentare dell'automazione, sempre più macchine avrebbero prodotto sempre più beni con sempre meno lavoratori. Il che significa che ogni cittadino avrebbe in automatico ricevuto il proprio stipendio in base alle sue ore di lavoro sempre più piccole. Ognuno riceve sempre di più, lavorando sempre di meno. Gradualmente il numero di cose garantite, tra virgolette, è sempre più grande, mentre il numero di cose a pagamento, tra virgolette, diventa sempre più piccolo. E così si passa gradualmente dal a ciascuno secondo il proprio merito e chi non lavora non mangia, fino a da ciascuno secondo le proprie necessità a ciascuno secondo i propri bisogni. Questa è la transizione tra i due sistemi. Più le macchine avanzano, meno diventa necessario, tra l'altro, l'intervento della politica, che verrà chiamata a deliberare per sempre meno volte, in cui bisogna discutere di questa o quella risorsa che ancora è scarsa, ancora non automatizzata. Ma nella post-scarsità ci sono risorse abbondanti e l'algoritmo si assicura, in base alle richieste della gente, che tutti abbiano le basi. Quindi gradualmente lo Stato si delocalizza e sempre meno livelli passano tra il popolo e la cima. Ora, che cos'è questo termine che ho usato, post-scarsità? Si tratta della condizione economica in cui tutti i bisogni della piramide di Maslow, citando lo youtuber Isaac Arthur, sono soddisfatti in modo automatico. Ci sono così tante risorse che nessuno si preoccupa dei propri bisogni, come noi oggi non ci preoccupiamo dell'ossigeno. L'ossigeno è post-scarso. La federazione di Star Trek è un esempio di post-scarsità socialisteggiante. E per tutto il resto c'è la realtà virtuale. Morte bianca, questa è utopia, noi non raggiungeremo mai la post-scarsità. Già oggi, cioè senza piena automazione e in pieno capitalismo, l'energia costa pochissimo. L'acqua costa pochissimo, produciamo più cibo di quanto ne serva alla popolazione, ma ne sprechiamo per un quarto, e abbiamo più case che senza tetto. Già oggi l'aspettativa di vita media è vicinissima alla vita massima. Il tasso di criminalità è più basso che mai. Già oggi, ripeto, senza piena automazione, con i miliardari che si mangiano e buttano un sacco di risorse, noi abbiamo quasi completamente reso post-scarsità i primi due livelli della piramide di Maslow. E ora immaginate un mondo dove non si butta via il cibo. Immaginate un mondo dove le case non sono mai sfitte. Un mondo dove il frutto del lavoro delle fabbriche non finisce nelle mani delle tasche di un miliardario che si compra la 19ª Ferrari, ma viene usato per la ricerca e per il welfare state. Immaginate un mondo simile e tornate a dirmi che la post-scarsità non è possibile. Sappiamo già che il primo livello, ossia ossigeno, acqua, cibo ed energia, è disponibile già ora. Già ora siamo in post-scarsità, semplicemente siamo spreconi. Il secondo livello, sicurezza, sanità, casa, stabilità economica, ho fatto un video sulle case e anche un video sui trasporti in cui dimostro tutte queste cose che vi sto dicendo, è quasi completato e basterebbero poche riforme politiche per giungere al suo massimo senza automazione, ricordiamolo. Il terzo livello, quello sociale, amicizia, amore romantico e famiglia, sarà garantito grazie al maggior tempo libero,
dando internet gratuito a tutti, con i social network open e free source, e favorendo, nell'epoca socialista di questo ipotetico futuro, il welfare per la natalità. In epoca comunista, invece, tutto il tempo è libero e totale e non ci sono spese, quindi la natalità smette di essere un problema. Il penultimo livello, quello del benessere psicologico e artistico, sarebbe invece garantito dall'automazione delle arti, quindi la piena automazione, la fine del copyright e la creazione di un mix tra Wikipedia, Netflix, Spotify e Game Pass, basato sul cloud computing, così che tutti, finché hanno internet gratuito, possano accedere al cloud. Sappiamo che il benessere psicologico è direttamente collegato ai precedenti livelli della piramide di Maslow. Se uno sta fisicamente bene, non si stressa in un lavoro massacrante, ha tempo libero, può socializzare, dorme bene, quella persona sta bene anche psicologicamente. E lo psicologo della mutua si occuperà del resto. L'ultimo livello, quello dell'autotrascendenza, lo esplorerò in un video a parte sull'Ikigai. E dunque, rigettate il virgin cyberpunk iperliberista ed embraceate un mondo solarpunk basato sulla libera distribuzione peer-to-peer di idee e risorse e sulla traduzione immediata di ogni dialogo fino all'unificazione linguistica. Vi lascio il link Amazon al libro Fully Automated Luxury Communism, a manifesto, in inglese, in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace ed iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons, ci vediamo al prossimo video.